Buongiorno a tutti, sono Federica Menta, responsabile del reparto produzione, ricerca e sviluppo di Compound a matrice PTFE in ATP, azienda che si occupa della progettazione e produzione di sistemi di tenuta in materiale polimerico. La mia presentazione di oggi sarà incentrata sul PTFE, e quali sono i vantaggi che questo materiale ricopre nel settore chimico e farmaceutico. Dopo una breve panoramica sui materiali più comunemente utilizzati nel settore pharma and chemical, entreremo nel dettaglio del PTFE e dei cosiddetti filler, ovvero additivi, che vengono aggiunti alla matrice di PTFE per creare dei materiali più performanti. Entreremo inoltre nel dettaglio del nostro laboratorio interno, che dispone di diversi strumenti che vengono utilizzati a supporto della produzione, della progettazione, della ricerca e sviluppo. Parleremo di uno sviluppo recente riguardante il PTFE bicomponente ottenuto dal costampaggio di due materiali diversi in un unico componente in grado di combinare proprietà meccaniche e tribologiche, e infine di alcune applicazioni che prevedono lo sviluppo di determinate tipologie di materiali fluoropolimerici e qualche cenno sulle certificazioni richieste nel settore chimico e farmaceutico. Nel settore farmaceutico, appunto, le operazioni di igienizzazione degli impianti e di sanificazione CIP e SIP comportano la necessità di utilizzare dei materiali che siano in grado di combinare un'ottima resistenza chimica verso acidi schiumogeni e vapore e termica. Entrando nel dettaglio degli elastomeri, nel grafico a sinistra sono stati riportati gli elastomeri maggiormente impiegati, quali l'FPM, l'HNBR, NBR o EPDM, e la loro resistenza chimica in funzione della sostanza con cui si trovano a contatto. In questo caso vediamo che l'FPM risulta il materiale caratterizzato dalla migliore resistenza chimica, abbinato anche ad un ampio range di temperatura di esercizio che varia da circa meno 40 a più 200 gradi centigradi, combinato inoltre con delle ottime proprietà meccaniche. Nel campo invece delle materie plastiche, questa tabella fornisce un'indicazione dei limiti di pH raggiungibili dei materiali plastici. È un'indicazione ovviamente di massima che deve essere riferita a un campo di applicazione specifico in cui il materiale non è soggetto ad una sollecitazione meccanica e si trova a temperatura ambiente. Il PTFE, confrontato quindi con le altre materie plastiche, quali polietilene ad alta densità, PET, POM e PIC, risulta il materiale caratterizzato dalla migliore resistenza chimica, anch'esso abbinato ad un ampio range di temperatura di esercizio, variabile da meno 250 a più 260 gradi centigradi. Il PTFE, inoltre, diciamo, viene considerato un materiale altamente performante in quanto è in grado di mantenere le sue proprietà invariate in quest'ampio range di temperatura. PTFE è acronimo di politetrafluoretilene, o meglio conosciuto con il termine Teflon, il marchio della DuPont, ed è un polimero ottenuto dalla polimerizzazione del monomero tetrafluoretilene. Il PTFE è un materiale appartenente alla categoria dei fluoropolimeri, ovvero un polimero in cui il fluoro sostituisce gli atomi di idrogeno nella catena polimerica. Ed è proprio la presenza del fluoro che diciamo, rende il PTFE distinguibile da tutti gli altri materiali a seguito appunto delle sue proprietà. Quali sono le sue caratteristiche? È caratterizzato da una bassa energia superficiale, da un basso coefficiente d'attrito, il che lo rende un materiale idoneo alla realizzazione di guarnizioni. È caratterizzato da un'ottima resistenza termica, un'ottima resistenza chimica, il materiale in assoluto più inerte chimicamente, da un'ottima resistenza elettrica e da un'ottima resistenza agli UV e agli agenti atmosferici. Non va avanti. In linea di massima, una classificazione delle polveri di PTFE che trattiamo, proprio perché appunto stampiamo delle polveri in sospensione, che vengono classificate genericamente in due tipologie, di tipo non free flow e free flow. La differenza tra le due riguarda fondamentalmente la granulometria delle polveri che andiamo a trattare, che sono inferiori nel caso appunto di polveri di tipo non free flow, ovvero non scorrevoli.
Il nostro processo produttivo viene suddiviso in tre fasi. Una prima fase di miscelazione che prevede la creazione del compound mediante aggiunta di opportuni additivi alla matrice di PTFE vergine, additivi quali fibra di carbonio, fibra di vetro, bronzo e così via. Una miscelazione che viene suddivisa sostanzialmente in due fasi, una miscelazione più grossolana ed una miscelazione più fine che viene effettuata mediante un tornado. Successivamente, una volta quindi aggiunti i filler alla matrice di PTFE, entrando nel merito dei filler, vengono suddivisi in due macrocategorie, la categoria dei filler organici e la categoria dei filler inorganici. Quali sono i vantaggi di aggiungere sostanzialmente i filler alla matrice fluoropolimerica? Innanzitutto di incrementare la resistenza all'usura, di avere una minore deformazione sotto carico, una superiore resistenza alla deformazione a freddo, una migliore stabilità dimensionale, ma soprattutto un incremento della conducibilità termica che si traduce in una migliore dissipazione del calore. Ok. Successivamente, quindi una volta creato il compound, questo viene sottoposto ad un processo di stampaggio a compressione che prevede delle operazioni preliminari, l'attrezzaggio naturalmente degli stampi e la fase vera e propria di stampaggio. Una volta stampate le polveri, si ricava il cosiddetto green, ovvero il componente grezzo, che per poter essere utilizzato deve essere sottoposto ad un trattamento termico di sinterizzazione che avviene dei forni opportuni e che comporta la coalescenza delle polveri di PTFE fino a formare i cosiddetti colli di sinterizzazione e alla formazione di un compatto ovviamente molto più denso, meno poroso e più resistente. Il vantaggio di avere un processo interno ci consente quindi di intervenire sulla tipologia di polveri da impiegare, sui parametri di processo durante la fase di stampaggio a compressione, ma anche sul trattamento termico del componente. Possiamo intervenire ad esempio nella fase di riscaldamento come nella fase di raffreddamento, ovvero la fase di quenching, che è la fase di fondamentale importanza durante il trattamento termico, perché ci consente di controllare la percentuale di cristallinità del manufatto finale. Più è cristallino, più elevate saranno le proprietà meccaniche del componente finale. Una volta terminato il processo produttivo dei manicotti in PTFE, questi vengono controllati nel nostro laboratorio con degli opportuni strumenti per verificare che i semi lavorati rispondano a determinate specifiche, che siano imposte da normativa o che siano state stabilite dal nostro reparto di ricerca e sviluppo in fase di ottimizzazione del compound. Quali sono gli strumenti disponibili nel nostro laboratorio? Abbiamo un dinamometro per prove meccaniche che risulta di fondamentale importanza, soprattutto in fase di progettazione, proprio perché la curva stress-strain risultante viene importata all'interno di un software di analisi FEM che ci consente di simulare il comportamento della nostra guarnizione in determinate condizioni operative. Abbiamo un microscopio digitale, che è uno strumento di fondamentale importanza in fase di controllo della materia prima in ingresso e all'interno del flusso di produzione, in fase soprattutto di controllo della miscelazione del compound. E quindi ci consente di verificare se la miscelazione è avvenuta in maniera corretta, se il filler si è distribuito uniformemente all'interno della matrice fluoropolimerica. Ma soprattutto in fase di controllo della materia prima in ingresso, ad esempio, ci consente di fare delle vere e proprie misurazioni sui filler. Ad esempio, nell'immagine a destra abbiamo un ingrandimento a circa 2000 per delle fibre di carbonio. Questi ingrandimenti ci consentono appunto di misurare la size dei filler. In questo caso abbiamo misurato la lunghezza della fibra e lo spessore della fibra. Un altro strumento di fondamentale importanza è il tribometro, che ci consente di determinare e confrontare il comportamento d'usura dei nostri materiali in termini di tasso d'usura e quindi di volume di materiale asportato in relazione al carico applicato e alla distanza di strisciamento e il coefficiente d'attrito del materiale se considerato in accoppiamento tripologico con una determinata controsuperficie. Entrando nel dettaglio invece delle applicazioni degli ultimi sviluppi di ATP, vi presento qui un soffietto bimateriale che è stato progettato con l'obiettivo di combinare una parte elastica, quella del soffietto, realizzato in Sintec V1L00177 e la parte terminale dell'otturatore in Sintec PK20.
ed è stato appunto progettato in un unico componente, quindi è stato ottenuto dal costampaggio di due materiali diversi in un unico semilavorato. Questo soffietto è stato progettato fondamentalmente con l'obiettivo di sostituire soprattutto la parte dell'otturatore che il nostro cliente utilizzava in materiale metallico e che si usurava molto facilmente, che a sua volta tendeva ad usurare la controsuperficie con cui si trovava in contatto. La parte elastica del soffietto bimateriale è realizzata con un PTFE modificato che presenta le stesse caratteristiche del PTFE, ma in aggiunta presenta una minore deformazione sotto carico, una maggiore trasparenza e risulta inoltre facilmente saldabile. Quindi è un PTFE, diciamo, più elastico, più amorfo rispetto al PTFE standard e che viene utilizzato soprattutto per la realizzazione di soffietti e membrane, o in generale di quei componenti che sono sollecitati a fatica. Entrando invece nel dettaglio di alcuni case studies, vi presento alcune applicazioni in cui utilizziamo i nostri compound a matrice PTFE, ad esempio il piston ultra-cleaned. Il piston ultra-cleaned è stato progettato con l'obiettivo di proporre una soluzione il più possibile igienica nel settore chimico e farmaceutico e che evitasse appunto dei punti di accumulo di sporcizia o comunque di prodotto ed è stato quindi progettato come sistema di tenuta con guarnizione guida integrati per movimenti alternativi a doppio effetto tipici di pistoni dosatori delle riempitrici e delle dosatrici. Un'altra applicazione invece riguarda il corpo valvola in Zintec PK20, lo stesso materiale che abbiamo utilizzato per il pistone ultra-cleaned, che è stato proposto in sostituzione ad un altro materiale, sempre a matrice PTFE, un materiale caricato in cui i filler nel tempo hanno perso la certificazione. Per questo motivo abbiamo proposto una valvola in Zintec PK20 che è un PTFE caricato PIC e che possiede tutte le certificazioni richieste. Andando avanti, invece, troviamo le guarnizioni a labbra energizzate con mole in acciaio IC304, anch'esso certificato. E i tubi in PTFE termoformati, che sono stati invece progettati con l'obiettivo di sostituire i tubi in acciaio inox per semplificare le operazioni di montaggio e manutenzione appunto di questi tubi, mantenendo però invariate le proprietà meccaniche e di resistenza termica tipiche soprattutto del settore dell'imbottigliamento. Infine, qualche cenno sulle certificazioni possedute dai nostri materiali. In generale, sono certificati appunto USP Class X, FDA, MOCA, che quindi comprende la certificazione europea 1935-2004 e la certificazione europea 10-2011 e la certificazione cinese. Nel settore chimico, invece, le certificazioni, diciamo, sono specifiche rispetto al settore applicativo. Ad esempio, per l'oil and gas, generalmente sono richiesti dei materiali definiti dal produttore petrolifero stesso o che rispecchiano le normative tipo NORSOC, quindi ad esempio quelle relative alla decompressione esplosiva. Vi ringrazio per l'attenzione e sono disponibile per ulteriori approfondimenti o chiarimenti. Molte grazie, ingegnera Menta, è stato molto apprezzabile il suo intervento che ha arricchito anche la gamma delle tecnologie che presentiamo in questa seconda parte del webinar.